Gaeta, innanzitutto la ringraziamo per la cortesia per il nostro telegiornale. Allora, quanto è importante mettere a confronto diversi festival e soprattutto valorizzando nel territorio per quello di sua competenza, naturalmente, che riguarda Trani? Io penso che questa iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Cerignola e nella persona in particolare della dottoressa Dettori sia molto importante e strategica, perché cercare di mettere insieme festival che si tengono in questa regione, io credo che questo sia il primo esperimento ed è estremamente utile per capire veramente in che direzione stiamo andando, quale può essere l'apporto di questi festival alla crescita culturale, senz'altro, ma anche economica del nostro territorio. Per quanto riguarda invece voi come dialoghi di Trani, come siete operativi e cosa state organizzando, gentilissimo? Nell'immediato un grosso, importante appuntamento è il 20 maggio al Salone del Libro di Torino. I dialoghi di Trani sono stati invitati a partecipare alla realizzazione del programma e quindi saremo lì in Sala Gialla il 20 alle 15 con Gianrico Carofiglio, testimonial dei dialoghi.